L'obiettivo di questo esercizio che ti propongo è migliorare le tue emozioni e stimolare le vibrazioni positive che ti permetteranno di realizzare i tuoi desideri. Ti capita spesso di avere emozioni negative? Di desiderare da tempo qualcosa e non riuscire ad ottenerla? Come avrai già visto nel mio video Le tre fasi della legge di attrazione, se non hai vibrazioni positive e se non metti il focus su ciò che desideri o non lo ottieni del tutto o ne ritardi l'arrivo. Le emozioni sono indicatori della nostra frequenza vibrazionale. Più emozioni positive proviamo e più permettiamo l'allineamento con ciò che desideriamo. Questo semplice e divertente esercizio ti aiuterà a provare emozioni positive e a innalzare le vibrazioni per realizzare ciò che desideri. Ecco le istruzioni. Puoi scegliere di fare questo esercizio con il quaderno magico, ovvero compra un quaderno ad anelli con tanti fogli, oppure con una scatola magica, quindi prendi una bella scatola che ti piaccia. E alcuni fogli bianchi, pennarelli colorati, forbice, colla se usi la scatola o anche se usi il quaderno. Quindi il quaderno o la scatola ti devono piacere, devono essere belle. Sul primo foglio del quaderno con un pennarello rosso scrivi: tutto ciò che è contenuto in questo quaderno si realizza con facilità. Se usi una scatola scrivi questo sul coperchio della scatola. Sul secondo foglio scrivi il tuo primo desiderio, il desiderio che hai ora, in questo periodo. Fai una descrizione dettagliata, non dare nulla per scontato. Ad esempio, se vuoi un fidanzato o una fidanzata, descrivine le caratteristiche fisiche, caratteriali, spirituali, le doti che vuoi che abbia. Se vuoi una casa, descrivi dove deve essere, in quale quartiere, quanto deve essere grande, quanto vuoi che costi e così via. Ora cerca un'immagine corrispondente al tuo desiderio in internet oppure su una rivista. Stampala, ritagliala e incollala sul foglio e poi mettila nella scatola oppure inseriscila nel quaderno ad anelli. Tornando all'esempio di prima, se vuoi un fidanzato che ami fare scalate in montagna, cerca un'immagine di un uomo che ti piace che pratichi arrampicata. Nel secondo foglio invece scriverai un altro desiderio e anche qui lo descriverai nei dettagli e sceglierai le immagini che corrispondono a questo tuo secondo desiderio, le incollerai sul foglio e le metterai o nel quaderno ad anelli o nella scatola. Più immagini aggiungi per ogni desiderio e più sarai preciso su ciò che vuoi. Questa è la fase 1 della legge di attrazione, ovvero chiedere. L'attenzione che darai a questo processo ti aiuterà a mantenere la frequenza vibrazionale elevata, quella che è necessaria per permettere la realizzazione dei desideri. Qui stai praticando la fase 3 della legge di attrazione, ovvero l'arte del permettere. Ogni volta che uno dei tuoi desideri si realizza, vai a scrivere sul quaderno: sono grato perché la legge di attrazione universale mi ha aiutato a realizzare il mio desiderio.